Siamo con Jonathan Montanariello, consigliere comunale e regionale PD, oggi qui agli Stati Generali della Pesca. Cosa ne pensa di questo evento, iniziativa? Beh, sicuramente è un'iniziativa bella e importante, peccato che si stia sporcando con manie di presenzialismo di qualche politico che ha bannerizzato l'aula, ma capiremo con accesso atti a che titolo, visto che non credo si possa in un'iniziativa pubblica fare questo. Ma derubricando le polemiche, sarebbe stata un'iniziativa bella e importante, perché il mondo della pesca in questo periodo storico, soprattutto qui da noi nell'Alto Adriatico, in particolar modo a Chioggia, dove c'è la più importante marineria d'Italia, uno dei mercati ittici più importanti d'Italia, vive una serie di problemi che si stanno concatenando tra loro in maniera anche spesso drammatica. Già si parte dalla riduzione dello sforzo di pesca a livello europeo, dove in maniera immotivata si crede che ridurre lo sforzo di pesca combaci in qualche modo con la tutela degli stock ittici, ma credo che non sia così, perché sono ormai 10 anni, anche 15, che si va avanti con la riduzione dello sforzo di pesca, però gli stock ittici continuano a diminuire. Quindi... Ma questo fermo pesca qualcosa non torna? No, allora il fermo pesca è un conto e ci sta tutto. La riduzione dello sforzo di pesca, per dire che se vanno avanti con questo trend arriveremo al 2024, al 2025, che una barca potrà andare in mare un giorno e mezzo, due a settimana, diventa un po' più drammatico, no? Di un fermo biologico, che ci sta giustamente, un momento di riposo per il ripopolamento del mare. Ma detto questo, sarebbe stata, al netto della bannerizzazione, diciamo, dell'onorevole Conte, una bella iniziativa, perché Chioggia questa serie di problemi li vive fino in fondo, concatenandosi adesso anche il problema del MOSE. Ricordiamo che spesso quei pochi giorni che si può andare a mare sperando che ci sia buon tempo, i pescatori si devono scontrare con quella che è la problematica delle paratie del MOSE alzate. Quindi una forte incertezza per il futuro, una forte incertezza per la pesca. Ricordo che insieme alla pesca c'è anche un indotto che è altrettanto importante della pesca, perché insieme alla pesca c'è chi fa le casse di polistirolo, chi fa la manutenzione, i facchini, i mercati. Quindi c'è un distretto. C'è un distretto, un pezzo di economia importante attraverso la quale passa in una città, soprattutto come Chioggia, una importante fonte di reddito per tante famiglie. Quindi, concludendo, ci sono tanti problemi e Chioggia ne ha più degli altri, quindi è stato giusto e importante fare questa anche iniziativa a Chioggia per accendere i riflettori su un tema come questo, dove da troppi anni si parla dei problemi dei pescatori, ma da troppi anni questi problemi restano irrisolti. Possibilità di vederne risolto almeno qualcuno? Guardate, io non interverrò perché non partecipo alle convention della Lega, anche se sono iscritto a parlare, ma se fossi intervenuto avrei detto che, visto che mio papà era pescatore, quindi da piccolo sento parlare dei problemi della pesca, se in qualche modo si vuol fare qualcosa di diverso che parlarne, io credo che bisogna cominciare come politica a darsi una scaletta e dei micro obiettivi da raggiungere. Cioè dire, ci sono, far cambiare idea sin che vincius al commissario europeo è difficile, non è facile, però noi possiamo metterci insieme, mettendo tra noi, facendo sinergia, ognuno per il proprio pezzo, per cercare di darci dei micro obiettivi che in qualche modo incominciano a diventare degli step, dove step per step si incomincia a passare dalle chiacchiere ai fatti. Grazie. Grazie a voi, buona giornata. Siamo con Tania Bertaggia, assessore alla pesca del Comune di Porto Tolle. Si parla di pesca, di Stati Generali, oggi il kick-off. Voi arrivate con delle problematiche specifiche anche per Porto Tolle. Sì, su Porto Tolle, come sapete, la pesca rappresenta la nostra principale economia. Le problematiche, soprattutto, che ci hanno coinvolto in questi anni sono numerose e particolarmente complesse, perché noi abbiamo proprio delle lagune che necessitano di interventi di vivificazione e da questo punto di vista sono in corso e sono programmati lavori di intervento per 5.800.000 euro. Oltre alla vivificazione delle lagune, abbiamo delle problematiche inerenti ai porti, in particolare mi riferisco al porto di Pila, dove è ricorrente il problema relativo alla sicurezza dello sbocco a mare, proprio perché rende particolarmente difficile l'uscita e l'ingresso dei pescherecci presso il porto, tanto che in numerose occasioni abbiamo dovuto ricorrere al procedimento di somma urgenza. Altra tematica che ci ha visto
visti coinvolti in modo forte, riguarda proprio i diritti esclusivi di pesca, i rapporti con la provincia di Rovigo e ancora tutto il problema legato comunque alla sostenibilità, a dei vincoli che ci vengono imposti anche a livello comunitario. Quindi sono molteplici i profili che ci vedono coinvolti anche come amministrazione per dover supportare la pesca. Io mi auguro che questo primo incontro di oggi sia proprio l'avvio di una importante programmazione, perché abbiamo bisogno di essere in particolar modo protagonisti. Questi devono essere dei tavoli proprio per propositivi, per condividere, per portare a livello istituzionale tutte quelle che sono le problematiche inerenti al nostro territorio per difendere la pesca. Grazie assessore. Grazie.